Sono andati avanti fino a notte fonda in tantissime piazze lucane i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio agli europei. Battuta l'Inghilterra ai rigori, dopo il fischio finale migliaia per strada con caroselli e sfilate, una gioia incontenibile. Coronavirus negativi, gli ultimi 88 tamponi processati in Basilicata. Intanto sul fronte vaccini stop in tutta Italia almeno per un mese alle consegne di AstraZeneca e Johnson & Johnson, sempre meno utilizzati. Nella nostra regione sono circa 40.000 le dosi ancora a disposizione. Controlli intensificati e stop alla somministrazione di alcolici dopo l'una di notte, dopo le segnalazioni dei residenti del centro storico, nuova stretta antimovida a Potenza decisa dopo il confronto tra prefetto, sindaco e forze dell'ordine. Lavoro, sono 4.310 nuovi assunti a luglio in Basilicata, continua il trend positivo, influenzato però dal fattore stagionalità e dall'elevato numero di contratti a termine. Andremo infine alla periferia di Potenza, dove proseguono i problemi legati a rifiuti, strade e mancanza di rete fognaria. Il comitato Poggio d'Oro torna ad alzare la voce. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura di questa edizione, la grande festa in decine di piazze lucane per la vittoria della nazionale di calcio agli europei, battuta l'Inghilterra ai calci di rigore. Dopo il fischio finale esplosa la gioia incontenibile con migliaia di persone in strada, ci racconta tutto Luigi Santopietro. La parata di Gigione e Donnarumma trasforma una notte d'estate di piena pandemia in una festa da leggenda. L'Italia torna a essere campione d'Europa a 53 anni dall'ultima volta, dopo aver mancato una qualificazione mondiale e soprattutto in casa degli inglesi, che da settimane si erano cuciti addosso l'appellativo di trionfatori. Non è andata proprio così. I lucani si sono goduti il trionfo nelle proprie case, nei locali, nelle piazze e a Potenza, nella chiesa di Sant'Anna, a Viale Dante, dopo la benedizione di Don Franco e Monsignor Ligorio, tutti a cantare l'inno a squarciagola. Il gol di Shaw ha fatto tremare i tifosi, ma la rete di Bonucci ha letteralmente scatenato la gioia azzurra. Dopo la sofferenza è solo gloria eterna. I lucani si riversano nelle piazze per liberare le sofferenze. In Basilicata iniziano i festeggiamenti. A Matera i tifosi biancazzurri se la godono, ricordando anche le perle di Di Lorenzo, il cui cammino era partito proprio dal 21 settembre. Potenza, i caroselli partono in tutte le vie del centro, ma convergono in un unico punto del capoluogo, il Leone di Piazza 18 Agosto. E dopo pasta asciutta e mandolino, chi non salta è un inglese, Fratelli d'Italia, è immancabile il saluto finale. E a Matera la polizia ha denunciato un giovane di 24 anni del posto con l'accusa di aver esploso petardi di genere vietato durante i festeggiamenti, botti che avrebbero provocato boati di forte intensità in una delle piazze della città dei Sassi, piene di gente scesa in strada per festeggiare la vittoria dell'Italia, compresi tanti bambini. Al giovane viene contestato il reato di accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. Ed ora passiamo agli ultimi aggiornamenti legati all'emergenza coronavirus. Parliamo innanzitutto di vaccini. Bloccate per un mese le consegne di AstraZeneca e Johnson & Johnson alle regioni. La decisione è stata assunta a causa del loro scarso utilizzo in tutta Italia. Intanto nessun positivo nelle ultime 24 ore. Il punto nel servizio di Michelangelo Russo.
Per mesi sono state l'arma in più a disposizione delle regioni per contrastare efficacemente il coronavirus, tra open day e vaccinazioni agli anziani nei 131 comuni. Ma completata o quasi la fase più delicata e importante, le dosi AstraZeneca e Johnson & Johnson non vengono più ritenute indispensabili. Per questa ragione sono state sospese per almeno 30 giorni le consegne alle regioni dei due vaccini. Alcuni governatori vorrebbero addirittura restituirle, convinti che i vaccini Pfizer e Moderna possano da soli reggere il peso dell'intera campagna vaccinale. In Basilicata le somministrazioni sembrano essere ripartite a pieno ritmo. Anche ieri sono state inoculate 5.053 dosi. Con il 57,6% dei lucani che hanno ricevuto la prima dose e il 33,2% che invece ha già completato il ciclo. Le ultime dosi consegnate alle aziende sanitarie lucane sono arrivate sabato, 4.000 dosi Moderna, mentre la settimana precedente erano state messe a disposizione dei lucani proprio 15.000 dosi AstraZeneca. E allo stato attuale complessivamente sono 60.000 le fiale somministrabili, di cui ben 40.000 relative proprio ai due vaccini a vettore virale, 10.000 quelle conservate del vaccino monodose, mentre 30.000 sono attribuite al preparato anglo-svedese. Quindi, una volta terminate le scorte, anche in Basilicata si procederà esclusivamente con i due vaccini a RNA messaggero. Nulla di nuovo invece sul fronte contagi, appena 88 gli ultimi tamponi processati, nessun caso riscontrato, 6 le guarigioni. Controlli intensificati, ripristino del divieto di somministrazione di alcolici in vetro se non sedute ai tavoli e stop alla vendita dopo l'una di notte sono alcune delle nuove disposizioni per disciplinare la movida nel centro storico di Potenza. Ce ne parla Celestino Benedetto. Controlli intensificati, prevenzione sul territorio e massima attenzione alle problematiche connesse alla movida notturna. La fine del coprifuoco ha riacceso uno dei problemi del centro storico di Potenza e non solo. Fioccano le segnalazioni di residenti, le denunce di comportamenti vandalici e legati anche al consumo di alcolici. Per affrontare tutte queste tematiche si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Presieduto dal prefetto di Potenza, Annunziato Vardea, la presenza del sindaco di Potenza, del presidente della provincia e dei vertici provinciali delle forze di polizia. Siamo già d'accordo col sindaco che adotterà delle ordinanze per limitare fino ad una certa ora il consumo degli alcolici, ma dobbiamo pensare ad altri provvedimenti che garantiscono anzitutto, per quanto riguarda le emissioni sonore, il rispetto dei limiti che sono previsti dalla legge e quindi saranno organizzati controlli in questo senso, perché occorre equilibrare il diritto delle persone a muoversi e anche a divertirsi con il diritto delle persone che vogliono riposare a non essere disturbati. Massima collaborazione anche da parte dell'amministrazione comunale, che ha già previsto una serie di misure. Innanzitutto sarà ripristinato il divieto di somministrazione in vetro, salvo che non si sia seduti ai tavolini o negli spazi autorizzati nel centro storico. Verrà vietata la somministrazione di alcolici dopo l'una, sarà vietato il bivacco e la circolazione con alcolici al seguito, anche perché purtroppo ultimamente abbiamo avuto modo di notare che, ai noi, molti ragazzini magari acquistano alcolici in periferia, raggiungono il centro, si trattengono fino a tarda notte, disturbando la quiete dei residenti, ma non solo, dando vita ad atti vandalici, a gesti anche in alcuni casi delinquenziali che non possono essere più tollerati. Quindi la cronaca giudiziaria, la procura di Catanzaro ha esercitato l'azione penale nei confronti di due giornalisti del Quotidiano del Sud in relazione ai reati di calunnia e ricettazione in danno di un magistrato all'epoca dei fatti in servizio a Potenza, oggi invece in servizio presso il Tribunale di Salerno, Gerardina Romaniello, e di un medico, Fausto Saponara. Lo ha reso noto lo stesso magistrato. La vicenda è relativa alla consegna alla procura di Potenza da parte dell'allora caporedattore centrale dell'edizione
Lucana del Quotidiano del Sud di un CD contenente l'audio di una conversazione tra tre persone collegata al caso di Elisa Presta, la donna morta nell'ospedale San Carlo di Potenza durante un intervento di cardiochirurgia nel 2013. Una delle tre persone che partecipavano alla conversazione registrata nel CD consegnato alla Procura Potentina sarebbe stata Romaniello, allora presidente del Tribunale del Riesame del capoluogo lucano. Ed ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Ripartiamo dalle notizie dal mondo del lavoro. Sono 4.310 i nuovi assunti a luglio in Basilicata. Continua il trend positivo evidenziato già nel mese precedente, influenzato però dal fattore stagionalità, come ci spiega Alessandro Panuccio. Continuano piccoli segnali di risveglio del mercato del lavoro lucano, ancora condizionato dalla stagionalità e poco attrattivo per i profili più qualificati. Lo evidenzia il bollettino mensile del sistema informativo Excelsior, che fornisce indicazioni tempestive a supporto delle politiche attive del lavoro, grazie alla rete delle camere di commercio che indagano mensilmente i fabbisogni delle imprese territoriali. Nel bollettino di luglio la stima delle aziende riguarda 4.310 nuove assunzioni, stabili solo nel 21% dei casi, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 79% saranno a termine, tempo determinato o con durata predefinita. Le nuove assunzioni si concentreranno per il 63% nel settore dei servizi e per il 76% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e solo l'8% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota che rimane sempre attorno alla metà rispetto alla media nazionale, 16%. In linea con la precedente constatazione, il 6% delle entrate previste sarà destinato ai laureati. Ogni 10 nuovi assunti, 3,5 saranno giovani under 30, in un mercato che in 27 casi su 100 vede le imprese in difficoltà nel trovare i profili desiderati e che per una quota pari al 76% delle entrate richiede esperienza professionale specifica o nello stesso settore. Rispetto alle principali evidenze dei comparti che assumono, 1.260 unità andranno a lavorare in servizi legati alla ricettività e al turismo, 700 nell'edilizia e 370 nel commercio. Problemi nel conferimento dei rifiuti, scarsa manutenzione delle strade e mancanza della rete fognaria. I cittadini di Poggio d'Oro alle porte di Potenza tornano ad alzare la voce. Il servizio è di Lucia Pietrafesa. Il Comitato Poggio d'Oro, che raggruppa residenti delle vie Poggio d'Oro, Valle Paradiso, Dragonari, Valle di Creta, Graminacei e Sant'Elia, torna ad alzare la voce in merito alle numerose criticità che insistono nella zona, a partire da quello del conferimento dei rifiuti. Una vergogna anche il comportamento di molti nostri contradaioli, di molti cittadini. Io mi vorrei spingere a dire che la maggioranza dei cittadini è scorretta e incivile, però bisogna dire che questa inciviltà va combattuta con le norme, con la vigilanza anche da parte di chi ha il compito di vigilare. Le telecamere sono di cartone, permettetemi la battuta, perché se non fossero di cartone funzionerebbero. Ci è stato detto circa un anno fa che sono da sostituire, non hanno mai funzionato, adesso le devono sostituire. Ma quando? Se non cominciano a comminare sanzioni, i cittadini saranno sempre più indisciplinati. Non solo il problema rifiuti, i cittadini di Poggio d'Oro sono costretti a fare i conti con la mancanza di rete fognaria per buona parte della contrada, condizioni di dissesto e di scarsa illuminazione delle strade. Ci sono varie strade completamente prive di rete fognaria. La rete idrica è piuttosto vetusta e quindi riscontriamo perdite spesso qua e là. Le strade sono prive di una minima manutenzione e scarse di illuminazione, quindi viviamo una situazione veramente disagevole, la nostra contrada come immagino anche le altre contrade della città di Potenza.
Non vediamo però segnali positivi in questa direzione, quindi siamo, devo dire, ancora una volta siamo esasperati anche da questo silenzio che definirei ottuso da parte delle istituzioni. Le speranze dei cittadini per quanto concerne la rete idrica e fognaria sono riposte in AQL e in particolare nelle annunciate azioni che il nuovo amministratore unico Andretta ha dichiarato di voler mettere in campo. Al nuovo amministratore dell'acquedotto intanto formuliamo i nostri auguri di buon lavoro e con l'occasione rivolgiamo anche il nostro appello perché prenda a cuore anche i problemi della nostra contrada come di altre contrade, cioè è improponibile, è anacronistico che una comunità molto popolosa praticamente a un minuto di orologio dalla città è priva di rete fognaria. Qualcuno si deve assumere la responsabilità di prendere iniziative e affrontare questi problemi. Speriamo che il nuovo amministratore, al quale ci rivolgeremo anche ufficialmente, prenda di petto la situazione. Ed ora andiamo a Matera, dove è stato presentato l'ultimo libro dello storico e critico letterario Giovanni Caserta, dedicato alla storia della letteratura lucana. Ce ne parla Vito Sacco. Disegno storico della letteratura lucana è l'ultima fatica dello scrittore, storico e critico letterario Giovanni Caserta. Il volume, edito da Villani Editore di Potenza, è stato presentato recentemente a Matera, nella Sala Carlo Levi di Palazzo Lanfranchi. Si tratta di un testo che guarda al lettore comune, ha spiegato l'editore Franco Villani, non scritto con la freddezza di un catalogo, ma con la partecipazione, come vuole chi con il pubblico intende dialogare e come vuole chi ritiene che non si possa fare critica letteraria se non entrando nell'intimo dell'uomo e del suo tempo. L'opera, ha detto ancora l'editore Villani, è divisa in due parti. Nella prima sono tracciate le linee della letteratura lucana dall'età classica fino a oggi. Nella seconda il lettore troverà 33 schede monografiche dedicate ad altrettanti autori definiti protagonisti. L'intervento di Giampiero Perri, vicepresidente anziano di Facility Live, si è basato sul testo di Caserta come un utile strumento storico. Invece Rosalba Demetrio, presidente regionale del FAI Basilicata, si è soffermata sul volume come un utile strumento letterario. E infine Angelo Roberti, docente in pensione di lettere italiane e latine nei licei, ha evidenziato come il disegno storico della letteratura lucana possa essere un utile strumento didattico. A conclusione della presentazione, Giovanni Caserta ha spiegato che in genere una letteratura prende il nome dalla lingua usata. Nel caso delle letterature regionali, però, il principio non vale, perché, fatta eccezione per la letteratura popolare, quasi tutta orale, non è usato il dialetto. Quindi, ha continuato Caserta, un altro criterio potrebbe essere il luogo di nascita dello scrittore, che pone però dei problemi, perché la nascita potrebbe essere stata una fortuita coincidenza. Oppure considerare scrittori lucani alcuni intellettuali esterni venuti e fermatisi in Lucania e Basilicata. Secondo Giovanni Caserta, invece, non basta parlare di una regione, ma bisogna averne assorbito il senso e lo spirito, cioè l'anima. E nel caso della Lucania Basilicata, bisogna aver assorbito la cosiddetta lucanità. All'incontro erano anche presenti per i saluti Silvia Padula, in rappresentanza di Anna Maria Mauro della Direzione Regionale dei Musei, e Pierluigi Maulella Barrese, coordinatore della struttura di coordinamento, informazione, comunicazione ed eventi del Consiglio Regionale della Basilicata. In chiusura il calcio di Serie C. Oggi parte ufficialmente la stagione 2021-2022 del Potenza con il raduno precampionato e le visite mediche prima di iniziare poi a lavorare sul campo a partire dal 15 luglio agli ordini di Mister Gallo. Sul fronte mercato, dopo l'ufficialità di Nicola Zagaria, la riconferma di Michele Bruzzo, i passi avanzati per l'under Savino Razzo e l'esperto trequartista Pedro Costa Ferreira, la dirigenza rossoblù cercherà di offrire allo staff tecnico già una buona base di giocatori per poter impostare sin da subito il lavoro per la prossima stagione. Il primo impegno del nuovo Potenza sarà l'amichevole contro il Palermo al Viviani, in programma domenica 25 luglio, con fischio d'inizio alle ore 19. Ed era questa l'ultima notizia, è tutto per questa edizione. Grazie come sempre per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.